Vai, vai. Operatore, possiamo? Sì, sì, si può. Allora, questa è la prima diretta della partita assoluta. Sono un po' emozionato, manca anche manca, ma per motivi, diciamo, purtroppo non è potuto passare. Motivi casalinghi, sta svappando in casa da solo, tutto onesto e rassegnato. Invece noi siamo qui perché? Perché ci sono un po' di novità da dire. Ah, la prima novità è che la papilla assoluta andrà a Web Italy, intanto. A Web Italy ci sarà la papilla assoluta. Non me ne frega, però intanto ci sarà. E poi perché volevo dare qualche anteprima sui liquidi che andremo a recensire nei prossimi video. Anche perché c'è una discussione, tra un po' siamo qui un po' con gli amici, c'è una delle nostre papilline, una delle più famose, anche la maglietta sponsorizzata delle papilline, stiamo discutendo un po' del fatto, c'è anche Linda, che non è una papillina. Come non è una papillina? Sponsorizzo le rose. Le rose, ragazzi, sono in fascia protetta perché non si possono sponsorizzare le rose. No, però stavamo discutendo su tipo, sai, i liquidi che si svappano d'estate piuttosto di quelli da svappare d'inverno. Perché uno diceva d'estate che lo svappo la frutta, la menta, e invece d'inverno i cremosi. Invece vi dirò, cari amici svappatori, ma soprattutto cari amiche svappatrici, che sono usciti dei liquidi. Sto provando dei liquidi che secondo me si possono svappare anche in inverno nonostante siano fruttati. E i liquidi sono, vi faccio vedere perché li ho assaggiati già tutti e le recensioni saranno veramente prossime, sono questi tre qua, questa linea molto molto bella che sono il Capoeira. Vedete anche il cameraman che fa la pizzina. Il Capoeira, l'Headshot e il Nashi. Abbiamo una pera e crema, abbiamo un frutto che è caduto della passione con fior di latte che ricorda un gelato famoso, ma non vi dico quale. E poi abbiamo la Capoeira che è un papaya con pan di Spagna, quindi una papaya di Spagna. Linda, puoi rimettere al posto? E vi dirò che sono molto interessanti, molto molto interessanti. Poi oggi abbiamo anche il Bull, puoi inquadrare il Bull? Saluta Bull. Ciao a tutti, sono Bull. Lui è il Bull che sta provando anche questa nuova linea della Fat Panda, che ha questo logo che potrebbe ricordare qualcosa e lo ricorda, e che c'è questo, diciamo che è quello con la nocciola dolce e caffè, questo che è molto particolare perché c'è un latte menta caffè. Questo, latte menta, caffè e basta. E poi ce ne sono altri due, ma c'è un altro, cioè, che è questo, ed è questa anche la confezione, poi recensiremo anche questi, ma oggi non stiamo qui a fare recensioni, siamo solo qui a fare chiacchiere, così da bar, visto che cioè, è passato il culo a trovarci, c'è la nostra papilla più amata, e quindi discutevamo un po' sul fatto di questi nuovi libri. Adesso, cosa stai sbattando di buono? Chi lo sa. Ma questa bella box, soprattutto, che è molto bella, il nostro video operatore è questo. Sì. Che me la gentilmente se lo sa. Adesso mi metto un po' di questo. Dopo mi dai 5 euro. Sì, il video operatore è il fidanzato di Ella, ma si lasceranno a breve, quindi cominciate a mettervi in fila. O comunque cerchiamo gente non gelosa. Posso il video operatore usare la sua... A tuo rischio e pericolo. Ma così alta la resistenza di questo coso? Sì. Perché? Perché sì, cioè... 63 ohm. Perché... Lascia stare. Io ho paura. Vai. Questo è il caffettino. Senti questo caffettino, Elena. Questa è la nocciolina e caffè. Lo vuoi sentire? Sì. Non lo vuoi sentire? Tu cosa stai sopravvando? Tu hai una nocciola di caffè? No, questo sono quello l'altro. L'altro? Come ti sembra l'altro? L'altro mi piace. Non è... Non dare anticipazione, no, dai, dillo. A parte che è 800 gradi questa... Sicuro che è... Oppure che se no mi esplode... Non esplode. Questa noise cricket 2. Meno male che non è da 1, perché se era da 1 così caldo l'avrei già lasciata fuori a mo' di bomba, perché avrei un po' paura. Sentiamo un po'. Non è male però questo, eh? No. Questo qui, ragazzi... Ci dà un po' di suono, è molto sì. Particolare, non vi anticipo niente, ma è molto particolare, molto molto particolare. Questo aereo non piace, vede dalla faccia come piace. No, è che sento più un altro che è simile.
simile. Guarda, guarda, la dice, ormai siamo qui in chiacchiera, quanto ti piace? Eh? È il barista. È il barista. Che è simile al barista. Che c'è anche lui. Ma anche il barista è qua, sì. Lo vedo. Però diciamo che confrontati... Beh, è più dolce il barista, è più dolce. Sì, cremoso. Diciamo che stiamo un po' provando un po' di tipi di noi da svappare, poi vabbè, io sul mio tennis mod apocalittico sto svappando un po' di Napolitan che abbiamo già fatto la recensione. E Napolitan per me, ragazzi, rimane sempre un liquido da svappare tutti i giorni, da proprio soddisfazione. Oltretutto noi andremo anche alla fiera di Bassano del Grappa, vieni anche tu, Elena, vieni anche Elena, vieni anche il ragazzi, vieni anche il cameraman, che quello lo conoscete già, cioè quelli che hanno visto la film l'hanno visto in un video di quello del dello smorse sì. Abbiamo fatto insieme lì. Lo ha detto, si chiama smorse. Fai anche confondere, io faccio tutte figure con gentilissime la Gianfranca? La Gianfranca, non so se avete notato la Gianfranca che è diventata, cioè ha fatto il completamento della Gianfranca perché ho messo su il dot RDA e ragazzi è un dripper della Madonna. Questo non è che ci dà di solo, ma cosa ci dà di tutte le sue generazioni passate e future. È una roba esagerata, devo ancora attivarlo perché non so ancora cosa attivarlo, ma... la bellezza della Gianfranca tutta dorata, tutta così in pandan, è un tocco di classe non indifferente. Ma quindi a Bassano saremo tutti, siamo una squadra, ma se non dice dei Piteri sarò da solo, ci sarà anche Amy naturalmente a Bassano, quindi faremo delle dirette, quindi lo dico ai nostri amici ascoltatori, ma soprattutto alle nostre amiche ascoltatrici, che ormai insomma gli iscritti salgono con calma, siamo umili, con calma, pian piano, ancora non ce li siamo comprati gli iscritti e quindi rimangono pochi, però speriamo che aumentino sempre di più. Se c'è qualcuno che sta ascoltando, sta seguendo il video, se lo faccio sapere, o se lo guardo dopo, mette un mi piace, magari se lo fa iscrivere qualcuno, a noi fa sempre moltissimo piacere. Napolitan, ragazzi, mi dà una soddisfazione. Quindi, in recensione, nelle prossime recensioni troverete la linea che vi ho detto prima, che è la della Karma Vaping, esatto, che sono Capoeira, Nashi e Headshot, che secondo me sono dei fruttati da svappare tranquillamente anche d'inverno, perché... Tu questo l'hai assaggiato? No. Lo vuoi assaggiare? Sì. Tu lo vuoi assaggiare? Io non lo faccio assaggiare. Ah, Elena, lo faccio assaggiare perché una papillina tu ancora non ti sei qualificato come papillino e quindi non puoi assaggiare. Ma le qualificazioni sono delle prove da superare. Sì, esatto, sono delle prove da superare e le varie cinture come le carate. E tu ormai sei cintura marrone di papillaggine. Lui è ancora bianca, lui probabilmente. Non so neanche questo che. Buono, ti piace questo? Sì. Questo è pan di Spagna e papaya. E papaya matura e pan di Spagna. Questo lo sapresti d'inverno tu? Sì. Perché è una frutta che comunque è dolce, cremosa. A me questi esperimenti mi piacciono. Ti piacciono? Sì. Allora, quindi sono un pochino di parte, diciamo. Però sì. Però è buono, dai. Buono, c'è già la papaya, un po' il dolce e il pan di Spagna. Lei ha già fatto la recensione, ragazzi. Oh, la recensione. Salve, abbiamo anche la nonna, vedi? Ancora la nonna. Questo è il fumo. Niente. C'è un po' di fumo, salve. Vedo. Mi sembra di vedere il fumo. C'è un po' di fumo. C'è. Un pochino c'è. Perché fumate tutti? Fumiamo tutti, svapiamo come le draghi. Non qua siamo le draghi, lei è la nonnina. Salve, sì. Come sta? Bene. Io adesso sono stufa. Come è stufa? Del borotalco? No, del borotalco purtroppo no. Ce la parla a fare una sua più avanti. Se non avete una pomata anche da darmi sotto, ecco. Una pomata da darle sotto? Guardi, la pomata da darle sotto non l'abbiamo, però impara per una sera. Qui. Sì, perché qui vendiamo. Qua vendiamo altre cose, non ne pomate per sotto e neanche la. Neanche il
sole. Neanche per sopra, esatto. Non abbiamo pomate, esatto. Va bene, allora ti ringrazio. Ma ci mancherebbe. Comunque è poco più avanti. Sì, ma è... deve fare è dal fondo che chiedo. No, a 50 metri qua c'è la parafarmacia. Ci deve dare la crema per sotto. E anche adesso devo andare alla sinistra. A sinistra, esce la sinistra. Esce di qua, se la trova la padella. La mia è della fantasia. Esatto. Buonasera. Arrivederci. Questo ragazzi è il bel posto che c'è, volevo una pomata per sotto, ma qua vediamo solo una bella sbagliata. Ho debrottato, brottato. È la donna uguale! È la donna dei no! E lei! È Grandis Ritas! Guarda, è uguale! È uguale! È identica! È lo sponsor! Ragazzi, io vi dico a furia di dire c'è la di sola una sola di sua mamma e arrivata la mamma che si ha chiesto la crema per sotto. Ragazzi, la nonna attiva perché le bruciava la patata, ragazzi. Potremmo provare a mettergli un po' di capoeira per vedere. O magari era meglio con una polina, chissà. Vabbè. Ritorniamo. Cosa? Io ho perso lì la vita. Io non so come ho fatto, ragazzi, giuro che non so come ho fatto a trattenere. Cioè non so come ho fatto a trattenere, stavo morendo. Vabbè, stavo... secondo me ci ha scambiato per la parafarmacia. Per la parafarmacia. Sto morendo. Sì, ma... Scusate, ma è qua che vedete dire. Sì, prego. Ah, grazie. Lui invece è suo marito, pensate. È suo marito. Si chiama Giorgio. Ecco. Svapa anche lui, ma esatto. Però non so, svapa delle cose indicibili. Però, diciamo, gli vogliamo bene come se svapasse. Esatto, come se fosse un svapatore. Un svapatore di novello. Cioè, no, tu come siamo messi qua, Bull? Volevo provare anch'io. Stavo facendo la... C'è Bull. Ma te lo faccio sapere più perché lì dopo è tutto coperto da... Mi stanno aspettando di svapare una dopo entrata. È vero. Ragazzi, la nonnina... Io stavo morendo. Abbiamo già avuto un'anteprima di recensione. Io ho apprezzato e secondo me l'ho apprezzato anche i nostri amici che ci sono adesso. Sì, ma papilla assoluta comunque. Vabbè, dopo faremo una recensione, magari vieni anche tu martedì prossimo, perché noi facciamo una recensione al martedì. Vi interessa? No, ve lo dico stesso. E quindi qui inizieremo, vi do una anteprima, oltre l'anteprima che la papilla andrà a Bassano, la papilla andrà al Veipita di quello di Roma, ma inizieremo a fare anche delle recensioni sull'hardware. Perché è ora che mi sento di farle. Non saranno delle recensioni tecniche perché io premetto, vado molto a sensazione su tutto quello che maneggio e che uso, quindi non saranno molto tecniche, quindi non vi dirò tanto su quello che recensiremo, però vi dirò insomma un po' le impressioni e la praticità degli oggetti che andremo a recensire. Sicuramente una delle prime recensioni sarà, perché anche quella scatola, sarà il Dot Mode RDA, perché questo qui è una figata, veramente è un gripper veramente spaziale. Devo dire che non ha nulla che da invidiare né all'Apocalypse, che io uso tantissimo, e neanche al Gun 1 e mezzo, che è un altro, sono quelli che uso di più e uso sempre perché è un gusto di ogni cosa ci vuole, ragazzi, sono qua. Quindi le piace il capoeira? Guarda, le potremmo anche vendere in diretta. Anche perché è l'ultimo, se lo vuoi. Però è molto buono anche il Nashi, lo sono tutti e tre, e devo dire la verità. Il Nashi c'è? Pera e crema. È una pera asiatica, e crema. L'ho assaggiato, sono rimasto veramente esterefatto, è molto buono, si dà di sua nonna anche quello. Pera asiatica, poi vedi qui c'è un altro libro, c'è uno dei miei preferiti che è Levin Treats, che è buonissimo, ragazzi, se vuoi il cane, che fa così, ma non un cazzotto a camera, anche a camera che purtroppo ha le papille che sono svenute, però ragazzi il Levin Treats è... Senti l'odore? Vuoi assaggiare? Guarda, il primo dell'ultimo goccio di avido Tritz da parte di pure che ce n'è ce n'è uno di quelli se vuoi guarda l'assaggio, diamo le prime impressioni anche se c'è il caffè che coprirà tanto questo è sempre caffè? No, è no.
dripper che coprirà un po' il gusto del zarabbo. La Deep Treats, se non ricordo male, è barrette di cereali, marshmallow, zucchero di canna, sbucciacchiato, e il duce. Infatti non c'è niente. E il duce no, non c'è niente lì. E il duce deve essere anche. Infatti il nostro capo che si fa fare i suoi lì, che si risponde a te, secondo me sta rispondendo a una donna. Probabile. È probabile. Quindi dopo quindi la temperatura sta sempre di più scendendo, chissà dove sta arrivando. Io controllo, io vorrei ragazzi che ritornasse adesso la nonnina, esatto, e ci dicesse si è trovato la crema per sotto, perché non è che aveva la crema per sopra, una crema per sotto, perché è linda, è la prima volta che capi per il no, no, ne è venuta anche un'altra che cercava il profumo. Ma è già il profumo, perché avendo un po', dici, la vista un po' annebbiata, una persona anziana, vedo i flacconi, così dici, magari i profumi sono profumi. Ah, no, ma scusa, sì, che cercava uno shampoo. Uno shampoo, anche lì lo shampoo. Però se vedeva me sicuramente non è. Comunque, ragazzi, comunque cari amici di Svapo, ma soprattutto cari amici di Svapo, dici, non siamo qui per parlare di nonnine. Beh, era proprio voluto per darvi un po' di anticipazione e novità. Direi che come prima diretta mi è piaciuta anche e soprattutto per l'imprevisto della nonnina, che è stato spettacolare. Io vorrei che tornasse, naturalmente siamo in diretta da Giosvapo, che ormai lo sapete tutti chi è Giosvapo, è il ragazzo che si ospita per fare recensioni e che mi dà la possibilità di trasmettere, di fare tutte le mie prove, di fare tutto quello che insomma andrò a fare anche in futuro, quindi sappiatelo che siamo in diretta da Giosvapo di Ferrara. Si può dire che è Ferrara? Senza fare troppa pubblicità, vuol dire che è in via 25 aprile 83 A. Quindi se siete in zona e volete venirci a trovare, volete fare anche venirmi a fare un saluto, a me fa molto piacere conoscere i nostri followers, insomma sono tutti là, i nostri fan. Oltretutto vi dico già un'anteprima, sabato prossimo sarò al centro commerciale il Castello di Ferrara, perché sarò con una youtuber famosissima, perché io faccio anche l'animatore nella vita reale, faccio il presentatore, e al centro commerciale del Castello ci sarà la Sabri Gamer, così tra parentesi, e tenterò di convincerla a farmi un po' di pubblicità a Sabri Gamer, faccio la pubblicità un pochino, anche perché sennò ti presento malissimo, Salvatore. Sono professionale come sempre. Bene, detto questo, io non, cioè cosa diciamo? Basta, non c'è nulla da dire, se non ringraziare il Bull che è passato a trovarci, ringrazio Linda, ringrazio la meravigliosa papillina Air, ringraziamo il camera, sì, che ci ha fatto questa diretta. Dai, dopo controllo il telefono, mi raccomando, perché non si sa, io lo controllerei. Guardava lì concentrato, sei un po' di sto, vedi che balla anche l'immagine, lui la sto controllando anche l'immagine di quel maledetto, e balla tutta, vedi? Sei un maledetto, poi stai tagliando il bull, guarda il bull poverino. Mezzo bull, ragazzi, si allontana, bravissimo. Ragazzi, ho anche il cameraman esperto, io veramente sono. Ah, mi sa che l'ho tagliato per tutto il video. No. L'ho tagliato per tutto il video un po'. Vabbè, ma guarda. Così dai, ero così, così prima. Sì, sì. Perché ti sei distratto a rispondere al telefono mentre stavo facendo la diretta e parlando di cose serie. Quindi ragazzi, in realtà ho condiviso il tuo video su Facebook. Ma che bravo! Allora ragazzi, quindi la diretta è stata fatta un po' così per cazzeggiare, di la verità. Però volevamo effettivamente anche sapere un po' i vostri pareri su quali sono i liquidi invernali e quali quelli estivi, perché sempre questa diatriba, perché d'estate svappare un casino e vogliono tutti mentolati le cose, invece Bagusti, alla fine secondo me Bagusti, e poi ripeto, sono delle frutte che secondo me, beh, naturalmente questo si svappa tutto l'anno, cioè il round di Danilo 77 si svappa sempre, perché è veramente veramente uno dei liquidi più buoni di questa stagione del 2017. Poi faremo anche un video dove vi dirò quali secondo me sono i liquidi più buoni e quelli da avere proprio nella vostra liquidoteca. Si può dire liquidoteca secondo te? Sì, ci sta. Eh? Liquidi.
liquido, perché il liquido teca, nella vostra il liquido teca, secondo me ci sono dei liquidi che non possono mancare. Uno di questi sicuramente è Danielino, l'altro per me è il Napolitan, e anche la nutrizione, magari sono tre liquidi veramente strepitosi, ma non siamo qui per parlare di liquidi, ma siamo qui per darvi l'appuntamento al prossimo video, darvi l'appuntamento se ci sarete sia a Bassano delle Grappa che al Vape Italy di Roma del 3 e 4 novembre, se non ricordo male. Io sarò tutti e due i giorni, cercherò di fare amicizia un po' con quelli più famosi, perché voglio diventare famosissimo anch'io, e niente, basta, posso salutarvi con un caloroso ma soprattutto un vaporoso abbraccio. Ciao ragazzi, grazie, ringraziamo tutti, un bacio, un abbraccio, e ricordatevi, peace and vape. Ciao.